Oggi sveglia prestissimo, perché dopo 56 anni il cinema torna nel mio paese, Belmonte Mezzagno. E noi di Alfa vogliamo essere lì. Ma prima un po' di storia. Belmonte Mezzagno non è nuovo asset cinematografici. L'ultimo è stato girato nel 1962 ed è intitolato Il Mafioso con il grande Alberto Sordi ed è uno dei film gangster preferiti di Martin Scorsese. Il film questa volta si intitola Amare la terra amara, con tante R, come avrete sicuramente notato. Il regista è il francese Julien Paulini. È una rivisitazione della tragedia dell'Antigone e tra gli attori troviamo il palermitano Tony Sprandeo. Grazie agli amici di Belmonte Mezzagno News siamo riusciti a ottenere un'intervista col regista. Innanzitutto ti volevamo ringraziare a nome di tutta la comunità belmontese per aver scelto questa location nel nostro comune. Ti volevo fare un paio di domande, cioè innanzitutto come hai conosciuto il nostro amico Franco e come mai hai scelto la location di Belmonte? Ci serviva un certo tipo di paese, una tipologia a livello urbanistico, uno spirito. E ne ho visti tanti proprio in provincia di Palermo e ne ho considerati tanti, ma oltre a questa tipologia qua serviva anche qualcosa che sia molto poetico, molto estetico da questo punto di vista, perché il film è molto visivo, ecco, ha un linguaggio, un'atmosfera molto visiva e la passione di Francesco per la sua città è così grande che è stato... Cioè, un amore a prima vista, esatto. Quindi facilmente travolto dalla sua passione, il suo occhio da fotografo anche. Quindi nelle sue parole hai visto le scene che ti servivano per il film, senza neanche già vedere Belmonte. Diciamo che Belmonte comunque me l'ha fatta conoscere mio suocero, che è dunque un palermitano di nascita. E quando ho descritto quello che cercavo, anche con rapporto alla montagna, è qualcosa che è rimasto come in un tempo e che abbia questa poesia, e visto che il film è un affresco popolare, c'è questo spirito, nel film si oppongano due classi sociali, c'è tutto questo discorso. Quindi diciamo la trama, come diceva Franco, è una trasposizione dell'Antigone. Esatto. Cioè... è la storia di Gaetano, che è il figlio del fornaio, che perde il fratello all'inizio del film, suo fratello che era un malavitoso, che non era amato da nessuno in paese. Quando muore questo fratello si pone questo problema che la sindaca non dà il permesso alla famiglia di portarlo al cimitero con i suoi. Va contro la decisione della sindaca e da lì comincia una specie di western, un confronto tra le due famiglie che porta purtroppo a un esito tragico. Senti, stanno andando, io sta giusto un tempo. Infatti. Buongiorno a tutti. Comunque, davvero un gran piacere, un gran onore. Piacere mio, poi come al solito noi palermitani del vero continuiamo a ospitare gentili. Questo lavoro fatto con pochissimi soldi, però noi siamo tutti innamorati del suo film. Però sta facendo un lavoro di grande impegno e tutti noi ci mettiamo amore e professionalità. Se nasce a dire non voglio fare palermitano, perché noi siamo con tutti gli stranieri, i francesi, anche i romani, siamo a disposizione di tutti. Quando dice voi siete attrezzati 20 anni, meno male. Perché vuol dire che ancora noi quei valori che ci hanno inculcato i nostri genitori ce li abbiamo ancora, e poi ti vedi.
Tutto questo è stato anche possibile grazie a Franco La Barbera. Sono contentissimo, onoratissimo di aver conosciuto Julien. In realtà la conoscenza è stata in qualche modo casuale. La suocera, amica di un mio carissimo amico, mi ha contattato per vedere Belmonte e io sono stato felicissimo di mostrarla nella parte vecchia, che è quella che conserva il gusto del decoro dei belmontesi, contrapposto invece a un gusto del cosiddetto moderno, fra virgolette, che invece è qualche cosa che diciamo ha perso un attimino la memoria e che in realtà non è più né moderno ma neanche antico, è un qualche cosa di amorfo, qualche cosa che non ha più uno stile, mentre qui in queste case, per quanto umili, povere eccetera, nei suoi colori sovrapposti io ho sempre visto veramente, dico, la voglia da parte dei contadini belmontesi di mostrare agli altri la propria voglia di tenere tutto ordinato, colorato, armonico. Quindi ecco, io credo che in queste casette purtroppo chiuse ci sia l'armonia del popolo belmontese attraverso i colori, manifestata attraverso i colori. E io sono felicissimo che Julien abbia scelto Belmonte. Come ben sappiamo, girare un film non è facile, e lo è ancora meno quando il meteo ti si mette contro. Ma nonostante la pioggia, il ghiaccio e il freddo, alla fine tutte le scene sono state girate e il film continua la sua corsa verso Cannes. Cannes è il sogno di ogni regista e diciamo che nella nostra tradizione di un cinema europeo, franco-italiano, italo-francese, ci sono delle attese, delle speranze, cioè distributori, venditori che seguono il nostro progetto e che ci accompagnano sono fiduciosi. Il video si conclude qui, perché purtroppo non possiamo mostrarvi tutte le riprese. Ma se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Se non vi è piaciuto, scrivete nei commenti perché. Alla prossima!